Siamo qui con il senatore Gianluca Ferrara in diretta, anche se va bene, poi naturalmente il video verrà rimandato nei social e stiamo proprio vedendo di persona cosa sta succedendo. Stanno scaricando, in effetti già è venuto un secondo trattore con un camion e stanno scaricando gli effetti della plastica maciullata. E questo è veramente estremamente grave. Abbiamo fatto anche una domanda all'autista e ci ha detto che questo materiale viene dalla Morina. Non è possibile che in un terreno ci sia tutta questa plastica. Basta guardare, è Andiamo a qualcosa vedere, di. proprio di persona, toccare di mano con di persona cosa si sta spandendo per i campi di Massarosa. Guardate un poco, tappi di bottiglia, plastiche varie. Questa è una mutazione della terra, è la terra plastica, non è più terra, non è più Gaia terra, Qui ma sono va. ettari e ettari di terreni dove la plastica è già sparsa. E viene ben distribuita, Ma la cosa incredibile è che qui ci sono anche delle piantagioni, ci sono anche dei girasoli e quindi non si può produrre in alcun modo su questo terreno. Quindi sicuramente bisogna fare andiamo un attimo a degli vedere, interventi avviciniamoci un attimo e fili provo. elettrici, guarda i fili elettrici. Andiamo a vedere cosa stanno scaricando anche qui. Una puzza tra l'altro Notevole. micidiale, puzza da, ecco, palline da tennis, puzza notevole davvero, è una puzza che mi ricorda Pioppo Gatto. Certamente, sì, molto simile, molto simile. Però viene dalla Morina, proprio abbiamo avuto la Viene dalla testimonianza in Morina, diretta. ci è stato detto che viene dalla Morina. Guarda, se vai avanti due passi, vedi tutta la plastica, guarda. Gianluca, guarda. Raccogli proprio una cosa, guarda, proprio farla Ma vedere. sembra veramente. Basta Qui. vedere da vicino. Ecco, plastica di varie dimensioni. Questo è il trionfo della mancanza di rispetto della terra. Plastica di ogni genere, di ogni genere. Questo è veramente inqualificabile per un paese civile. E bisogna subito prendere provvedimenti e fare di tutto affinché vengano presi dei provvedimenti, perché così in Versilia non si può andare avanti. Allora ho chiamato i carabinieri e adesso stanno appunto verificando chi sta sversando questo misto di plastica e legna su questo terreno, ma ci è stato detto la cosa più ripugnante che qui producono addirittura il biologico. Guardate dove producono il biologico, in Toscana e a Massarosa. Adesso vado dai carabinieri e effettueremo un esposto. Abbiamo trovato anche una pallina da tennis. Ecco, su questa pallina da tennis non vi dico che puzza, su questi campi producono il biologico. Biologico made in Toscana. Che c'è? Guarda qua, guarda che c'è qua. Che c'è? Ecco, questo è un. Esatto. Che c'è? Io posso andare a Pieno. Ironia della sorte, ci è stato pure detto che ciò che producono qua è particolarmente buono. E quindi allora noi a questo punto possiamo tranquillamente inventarci un nuovo concime, no? Plastica e pattume. Vedi, qua qui c'è un pochetto di yogurt. Vabbè, Questa questa qua. C'è è rifiuto urbano. veramente di tutto. Dai, dai. Va bene così. Ok, allora.